su un nuovo vlog. Sono in compagnia di mamma, siamo anche in una postazione diversa perché appunto c'era mamma e in quella postazione normale insomma non c'entravamo tutte e due. Allora, questo vlog perché abbiamo voluto fare? Allora, in pratica oggi, 31 gennaio, doveva uscire un video, ossia il tutorial di un nuovo barattolo, spoiler, un nuovo barattolo. Sì. Però appunto non è uscito, infatti non è uscito perché ci sono stati problemi. Abbiamo avuto dei problemi con le riprese e quindi ci siamo accorti che mancava un pezzo. Quindi e di conseguenza oggi abbiamo dovuto ricostruire quel pezzo. E visto che ovviamente in un tutorial ci devono essere abbastanza tagli e cose del genere, perché poi ovviamente è troppo lungo, perché sennò uscirebbe tipo 40 minuti, cosa che non può essere possibile, perché sennò tipo a parte ripermetterlo su YouTube, ma poi anche a voi credo che vi annoia un pochino 40 minuti di video, quindi tra tutte quelle cose, editarlo e metterlo ci vuole un sacco di tempo. Poi appunto ci siamo accorti quei problemi e tutto quanto, quindi è inutile metterlo questa sera magari tipo alle 22. A questo punto lo metterò direttamente il 1 febbraio e si risolve tutto. E abbiamo detto anche alcune cose, ossia essendo il 31 gennaio oggi questo video, visto che il vlog dura circa 5 minuti e cose del genere, lo posso mettere comunque oggi il 31 gennaio. E avevo detto infatti una cosa in quel video, che uscirà domani, quindi in pratica è tutto un casino, che oggi 31 gennaio è il compleanno di Mua. Scrivete sotto nei commenti, visto che oggi è il 31 gennaio, chi li fa in ritardo li farà l'1 gennaio, eccetera eccetera. Mela. Mela, vieni! Mela che canta, perché voi dovete sapere che Mela è una cantante, sì, solista, sì, e odia quando noi cantiamo insieme a lei, e dice no! E muore, quindi vabbè. E appunto, oggi 31 gennaio è il compleanno di mammina, quindi sotto nei commenti scrivete amore! No, hashtag, così però, Scrivete hashtag auguri mamma. Ma che significa hashtag? Hashtag auguri mamma di Aurora. Qualcuno di voi mi può spiegare cosa significa hashtag? Hashtag auguri di auguri mamma di Aurora, capito? Qua dovrebbe apparire ora. Auguri mamma di Aurora. Hashtag auguri mamma di Aurora. Che significa hashtag? E tutti lo dici? E tutti lo scrivi. Scrivi pure tu. Basta. Scrivi pure tu, scrivi hashtag auguri mamma. Ah, sì, commento sotto di questo coso, questa però te le devi ricordare. Sì, va bene. Se no non c'ha senso. Sì. Quindi mi auguro che il video che uscirà domani mi piaccia, perché ci abbiamo messo tanto tempo, appunto, cioè tipo abbiamo detto va bene, finalmente l'abbiamo finito, è durato un casino e invece non c'era niente. Niente. Fortuna, Pavino, molto bravo, intelligente, è riuscito a recuperare qualche pezzo dei video che abbiamo fatto, però ci manca più quello dove iniziavamo a creare. Quindi abbiamo rifatto questo oggi, infatti ho le mani tutte sporche. Sì. E quindi va bene, potete già capire cosa abbiamo fatto e per noi è stata una cosa tipo... Mira che... Avete capito? Quindi è una cosa veramente atroce. Mamma intanto lì sta cercando di prendere Mira, quindi immaginate voi la Teresa. Andiamo a vedere. Mira, canta, vai. Non fare le fusa, devi cantare per i tuoi fan che ti amano. Va bene, quindi? È un po' timida. La partita troppo bella, però dovete sapere che Mela si è innamorata. Sì. Innamorata. Che si chiama? Nello. E gira sempre qui intorno. In realtà lei non lo sa. È suo fratello. Quindi, oltre a scrivere hashtag, adesso lo sta facendo Mela, no? Hashtag auguri mamma di Aurora, dovete scrivere
Hashtag a me la si piasinello. Va bene, no. Quelle, per una poca vabbè, io penso che mo sia durato anche abbastanza. Quindi vai Mela, corri per le tue quindi, campagne. Qua come si saluta? Io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Fate il cuore. Sì.